Cari amici, sapete che My Way ha il concetto del viaggio, della scoperta, seppur semplice, seppur fatta delle radici di casa nostra. Venendo a Savigliano forse non penserete mai che in un vecchio convento del 600 trovate una scuola di modellistica. Costanzo Rinaudo ne è responsabile qui con noi, grazie Costanzo, soprattutto di essere a My Way. E però volevo chiederti, una scuola per modellatori. Ma come nasce? Perché nasce? Ma soprattutto sappiamo che siamo in una terra di automobili, a pochi chilometri da Torino, però c'è forse molto di più. Sì, grazie a voi di essere qua. Il Centro Europeo di Modellismo Industriale nasce nel 1998 da un bisogno, un'esigenza territoriale ben specifica, quella di avere delle figure professionali altamente specializzate nella modellazione e nella prototipazione per il settore automotive. Nasce da questa esigenza perché occorrevano figure per il ricambio generazionale di queste maestranze che andavano a creare i modelli manualmente per le case automobilistiche che venivano a Torino da tutto il mondo per farsi creare i propri prototipi per i saloni. E... Beh, diciamo che Torino è un po' la patria del design, insomma, Pininfarina, Giugiaro, ai tempi Ghia, Bertone, potremmo parlare di molte altre poi realtà che sono nate in questi anni. Ecco, parliamo un po' del corso, come tu lo sviluppi, quali sono le basi di insegnamento, ma soprattutto poi vedremo il risultato, perché questa è una cosa estremamente interessante. Ma quali sono le basi, come hai detto tu, ricambio generazionale, nuovi giovani, nuove persone che hanno ancora quel gusto e soprattutto quell'idea di lavorare manualmente, che è un'arte che, diciamo così, si perde nel tempo. Sì, è giustissimo. I ragazzi arrivano a ottobre, logicamente non c'è una formazione specifica in questo settore, quindi iniziamo dalle basi, dal disegno tecnico di carrozzeria, dalla modellazione virtuale CAD dell'auto, dalla storia del design della carrozzeria e dall'ergonomia. Queste lezioni teoriche sono propedeutiche per la realizzazione poi dei modelli nei laboratori, che è la parte principale del corso ed è la parte nella quale i ragazzi vanno a realizzare i modelli e i prototipi che hanno studiato, ideato, progettato e disegnato nelle lezioni teoriche. Ecco, dalla teoria poi si passa alla pratica. Noi abbiamo visto qua, iniziamo a vedere, ma ne parleremo dopo. Ci sono delle cose che mi incuriosiscono, che vorrei capire meglio come voi le state affrontando. Cosa vi viene richiesto? Solo di studiare in questa fase oppure c'è qualche casa automobilistica, c'è qualche designer che vi chiede di intervenire in modo anche didattico, ma non solo su modelli specifici? Diciamo tutti e due. Alcuni progetti, dato che i laboratori sono 5, il laboratorio di legno, il laboratorio di resine, il laboratorio di clay, il laboratorio di gesso, quindi ci sono molti progetti in cantiere. Alcuni progetti sono nostri, quindi puramente studiati dai nostri docenti e dai nostri insegnanti. E altri progetti ci vengono forniti, quindi le case automobilistiche ci prestano dei disegni, certamente di oggetti, di progetti già sviluppati, e noi realizziamo il modello.